Vero che lei era una persona generosa e faceva copiare ogni tanto? Assolutamente sì, io ci campavo. Tenga conto In che senso? Si faceva che. pagare? No, Si no, faceva ci favori? campavo. No, no, scambi, scambi, scambi. Scambi. Tenga conto che io sono Anche con uno. le ragazze scambi? Ma sì, ma. Beh, sai, tenga conto che ai nostri tempi le ragazze nelle classi erano. Poche. Negli antichi licei di provincia erano poche, 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 stavano di solito sui banchi davanti. Quindi era generoso, Ma insomma, è vera senta. sta cosa? La metta giù così, ne avevo bisogno, che io sono uno di quelli che ha avuto gli esami a ottobre. Io ho avuto in 2 anni esami a ottobre, in quarta ginnasio e in prima liceo, quindi campavo di scambi di tutte queste cose qua. Cavolo, copiavo io, facevo copiare, ci campavo. Anche lei copiava? Ma I'm assolutamente coming sì, out. Non ci assolutamente sì, credo. assolutamente sì. E poi ho avuto gli esami a Quali materie, ottobre. scusi? Capitava? Latino? Greco? Diciamo più di matematica. Matematica. Come lo giudica questo lettorato? Importante, strategico nello scrivere questi due libri che faccio vedere, La paura e la speranza e Rischi fatali, Giulio Tremonti, tutti e due per Mondadori. Li ha tenuti in considerazione, ho visto, sono il futuro, sono importanti per voi, per lei giovani. Senta, fuori dalla campagna elettorale, di cui alla fine me ne frega anche un YouTube. Credo che sia fondamentale per la nostra vita, sono un pezzo fondamentale della vita di chi c'è. Se non c'hai giovani, non c'hai futuro. L'avvicinano per strada? Sì, oggettivamente sì. Non hanno paura di lei, anche se lei è stato un professore, non c'è timore, cioè le fanno delle domande, le Una delle prendono. cose che mi commuove sempre è quando incontro uno che mi dice sono stato suo studente. Allora gli chiedo che voto le ho dato e a volte voto alto, voto basso, ma è una delle cose che mi piacciono di più. Com'era come professore? Terribile, dispotico? Meritocratico, calvinista, come si definirebbe? Diciamo così, che quando ho cominciato ero molto intimidito, poi sono via via diventato, penso, un po' più, come dire, più umano. Un po' al mondo dei giovani le manca, è vero? E Sì. cosa? Senti, era molto bello fare lezione. Come deputato non puoi fare lezione, sei fuori ruolo, ma io penso che tornerò a fare lezione. Quando questo? Quando sarà possibile, magari sarò troppo vecchio, sarò già in pensione anche come professore, però in un qualche modo riesce sempre a. Una cosa che mi piace molto è quando scrivo un libro e lo presento e ti fanno le domande.